Robertino, bentornato. Hai iniziato a cantare talmente presto che quando sei arrivato a Sanremo con Un bacio piccolissimo, e praticamente eri già un veterano, avevi 17 anni, giusto? Sì, perché considerato che ho iniziato sfondato, diciamo, a 13 anni, a 16 anni già ero grandicello, insomma. Perché tu cantavi nella pasticceria, dov'è che cantavi? Ma cantavo dappertutto, dove davano i soldi cantavo, me l'ho detto l'altra volta. Perché c'era una volta un ragazzino nato nel quartiere popolare del Quadrato del di Roma. Quadrato, quanti sì. figli eravate? 8. E mamma tu eri e papà? Il? E io, Tu eri il che numero? Il quinto di 8 fratelli. Quinto di 8 fratelli. E mamma e papà? E mamma e papà stavano sempre insomma, impegnati. Si saltava il pranzo qualche volta o la cena, cosa si saltava? E mia madre lavorava sempre in fontana dalla mattina alla sera con tutti questi panni, papà che lavorava come... No, dico, tu no, delle volte saltavate la cena? A me sempre. Come sempre? O dissi pure a Tito Schipa. Tito Schipa era il mio... mi scelse come maestro, dice bambino, grandissimo cantante lirico di Toschipa, bella, da barito, ma era una persona no? magnifica, con una dolcezza proprio, guarda, squisita. Io ho avuto la fortuna di incontrare grandi persone, grandi personaggi che non ero neanche degno di lustargli le scarpe, come Totò, come Sordi, come Mastroianni, come Schipa, Gilli, tu vabbè. Che te stavo dicendo? Non lo so. Che saltavi per la cena e te lo disse. Gli dissi, maestro, maestro, io non posso più venire a lezione. Come, perché? Ma dicevo, vedi, è ottobre, guarda, io scendo a piazza dove mi lasciava la metropolitana, c'avevo le scarpe bucate, c'avevo i sandaletti con gli occhiali, non so se li conosci. Come no? Ma io guardo un po' come vado girando, c'avevo certe buche. E lui che ti disse? Cioè, non mi viene più, perché te... Ah, maestro, che poi era il comprimario di Gilli, Salvatore Gilli. Tommaso. Gli disse, domani gli prendete subito un paio di scarpe nuove a questo bambino. Amore. E no, no, maestro, non basta. Io faccio lezione alle 6, alle 7 del pomeriggio qui. Ora che arrivo a casa, che arrivo a Piazza dei 500, prendo l'altro tramvito, la circolare, tutto, per arrivare a casa, arrivo a casa che il caffè e latte è la pagnottella che mi lascia mamma. Non la trovo mai. Perché era troppo tardi, si erano già mangiata sì, gli altri. Io vado a letto, so più volte che vado a letto senza cena, che poi ero magrolino da bambino. Allora, stasera faccetta. Prima che va via, ogni sera il cappuccino col maritozzo. Te lo davano a te quindi dopo la lezione? No, gliel'aveva proprio imposto a Salvatore, dice faremo pure questo. Vabbè, senti, comunque belle notizie, l'ultima volta che sei venuta ti hanno chiamato da Las Vegas. Non lo diciamo però. Come perché? Non lo diciamo? Lo diciamo? Sì. Ma loro stanno insistendo, sì, stanno insistendo, mi hanno... Quante volte che lui è stato pure all'Ed Sullivan's Show, sei stato sì, pure all'Ed Sullivan's Show. Sì, sono stato a Stevie Lawrence Show, con Polanca pure ho cantato. Con Polanca, Robertino, ti ricordi quando cantavo quando cantavo? E quindi a Las Vegas quando ti vogliono? Mi vorrebbero, ma io un giorno rido, un giorno sto male. Ma tu stai con noi, adesso ridi. Sì, ma no, oggi rido fortuna. Perché l'altra volta mi hai ricordato certe cose, mi sono commosso, vero? Ma oggi voglio ridere. Finiamo con un bel del sapore stasera, questo, preparati. Sì. Va bene, dai, vediamo Can Caminin. Questa è Basta un poco di zucchero, è una delle canzoni di Mary Poppins, voce di Robertino. Spazza cammin, allegro e felice, pensieri non ha. Can cammin, spazza cammin, due soldi di sogni e di felicità. Chi un bacio gli dà, felice sarà. Chi un bacio gli dà, felice sarà. Orecchio assoluto poi, no? Vedo che canti ancora, sì, cioè sì. Canti quando stai... Sì, adesso mi sto riprendendo perché piano piano mi alleno. Adesso ho cominciato con un quarto d'ora perché il diaframma... Ma me lo sentite, amore? Prendi quel microfono, vai! Accordo, maestro, al volo. Oggi sono agguerrito. When the moon, it's right like...
like a big pizza pie, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ting-a-ling, ting-a-ting-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella. Ours will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Tarantella. When the star make you drool just like Bassefa su questo amore. That's amore. When you dance on the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, non mi fatite mai sapere. Back in old Napoli, that's amore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, my love. Ma sei grande! Piano piano, piano piano. Come piano piano? Ma senti che voce! Se da qui a giugno, a luglio avrò riportato il fram almeno al 50%, e ci portiamo anche il maestro, ci portiamo dice... una mezzancella, ma pure allora pure Scanu e Jessica. Ma sì, ma ci mandiamo gli amici, ci mandiamo, perché lì c'è ancora da battere l'estate, voi non state Rai, state lì, potete andare benissimo, perché io non prometto, ma vengo voi a Las Vegas, però io non gioco perché sennò perdo tutto. Allora Walter Chiari ti presenta 1968, canzonissima. Robertino canterà Era la donna mia. Ora capisco quello che ho perso e che cos'era per me. Era la donna mia ed ora non c'è più. Era la donna mia. Io l'ho mandata via, poi l'hai presa tu. Era la donna mia. Io che credevo di non sbagliare mai, mai, mai. La rivorrei, ma lei è legata a te. Robertino canterà Non t'aspettavo più. Non t'aspettavo più. Ed è la verità. Ma ora che sei qui, ti giuro amore che io non ti lascerò. Io non ti lascerò. Ma bello com'eri, le ragazze ti venivano tutte dietro. Beh, guarda, non te l'ho detto mai, Simona, avrei dovuto Serena. Visto. Serena, ti preoccupare, ti preoccupare, vai. Ma è un grande amore che sono stato io, e l'ho saputo dopo 40 anni, perché lei mi mandava tutti i cosi, ha fatto 18 LP dove parlava solo di me, io l'ho capito perché da quello che diceva. La grande artista di Miuro era impazzita proprio per chi? Me. Ti Miuro, te la ricordi? Chi era? Era l'erede americana di Ella Fitzgerald, italiana, italo-americana, che ha una voce stupenda. E non te l'ha mai, non t'ha mai raccontato? Troviamo una foto, dai, perché così la vediamo. La vedete subito, però ma è morta giovane, però. E non l'avevi sarei saputo ma dopo? Ma no, ci siamo incontrati, insomma, è stata carina con me, bacetti di qua, bacetti di là. Senti, ma raccontami quando a New York ti portarono a cantare per la mafia russa. Ma mica a Capodanno. Ma mica ci ho cantato una I Capodanni di Robertino, giro per il mondo, Australia. Ma come lo sai tu? In Australia l'hanno lasciato solo, mi hanno portato prima la grande festa, tutte ragazze, complimenti, perché poi hai visto, a 20 anni insomma, ero caroccetto. Mi porta Robertino, devi venire con noi, ma dove mi portate? A mangiare con tutte feste, che poi io ero timido da ragazzetto, mi tirano la giacchetta queste ragazze, ma era una più bella dell'altra, non sapevo da guardare io. Però non mi sono mai permesso di disturbare. Bravo, così si fa. Insomma, mi hanno portato prima a cena, come mi hanno portato su a spiaggia, tutte feste, queste cose. Ma a un certo momento mi sono reso conto che piano piano ero rimasto solo. Chissà mucchiava. Ma la mafia russa, che, chi ti ha detto che era la mafia russa? La mafia russa perché François era il padre è napoletano, o padre. François era il padrino, lo per capirci. Il padrino dei padrini. Colui che ispirò il padrino di Mario Puzo, nonché il film. Quello di che interpreta Marlon Brando. Esatto. Così parlava veramente. Parlava così, c'aveva il coso qui, c'aveva un tumore. E l'amante era la mia carissima amica che mi ammirava, una napoletana,
che amava Sergio Bruni, avevamo vinto il festival, insomma mi tenevano così, guarda, così. Allora mi disse... A New York questo. A New York, e Robertino... Io ho troppe cose da dire e poi ne faccio una alla fine, volta. Una alla volta, dai, poi torna. Ah, mi disse così, perché capito, mi interrompi, se mi... fammi finire questa che è la cosa importantissima. Mi disse Robertino, oggi parlavo. Ma dimmi, perché quando mi chiamava lui io facevo, non volevo niente, ti rispetto, ti ammiro, di cosa, però... Ma come ti rispetto? Ti ammiro, pure... mafioso, scusami. Te lo rispettavo perché lì, come devo dire... Mafiosi non si rispettano e non si ammirano, sia chiaro, però capisco. No, vabbè, sì, no, lo ammiravo perché con me si comportava proprio da gentiluomo. Mi regalò una scatola, non mi regalò, mi ha detto questa me la devi portare in Italia, una scatola così... Io dissi subito, François, perché io poi romano, quello che c'ho qui, c'ho qui. Io ho detto, senti, non mi dica droga perché mi faccio ammazzare qui, ma la posso. Bravo. Dice, no, non è droga. È una cosa per i cavalli da corsa, che ancora non, in Italia ancora la disconoscono, anche se fanno la prova. Dice, questi c'era un doping per i cavalli da corsa. È un doping, sì, un doping, brava, sì, un doping. Complimenti. Sono venuto in uno squadrone, c'avevo pure un locale, un ristorante bellissimo, ma dopo 3 giorni io tornai a Roma, mi venne un macchinone con 4-5 vestiti di nero. Se ci manda il signor François. Ma ecco, prego. Grazie, qualsiasi cosa. Signor Loredi, signor Robertino Cigliari, qualsiasi. Ma di dov'era questo François? Le origini di dov'erano? Allora il padre era un napoletano italiano... cresciuto lì. Ma quindi parlavate in inglese? No, parlava italiano, napoletano. Napoletano con l'accento inglese perché era nato lì. Come? Sì, sì, cioè, bravo, un italo-americano, sì. E mi dice, guarda, io voglio fare un investimento con te. Come film? E che investimento vuoi fare? Io facevo tanti spettacoli lì, San Gennaro, Rosalia, vabbè. Mi ha detto, sto tentando di comprare un locale famosissimo, bellissimo a Las Vegas per te. Las Vegas. A Las Vegas. Perché tu a Las Vegas sei un gol. E che me vuoi comprare? E io dice, lo pago 11 milioni, facciamo le spese a metà, cioè quello che si guadagna si paga la luce, le maestranze, e il resto facciamo 50-50, va bene? 50-50. Tu sarai il padrone, non testo a te. No, fermati, François, non c'entro niente, perché io ci posso venire per 6 mesi, ma poi tu mi incassi... No, vabbè, hai fatto bene. No, io mamma non ci rinuncio a non vedere mamma, a me piace troppo Roma. E rifiutai, te giuro, guarda, non mi potessi muovere da sta sedia. No, ma ci rifiutai. Fatto bene. Sei tornato a casa la mamma, che era la cosa più giusta da fare. Sani principi. Gianni Dorelli ti presenta e tu canti contenta tu, contento archio e archio e arcobaleno, canzonissima 1969. Una svolta nuova. Robertino, che ci canti? Contenta tu, contento anch'io. Contenta tu, contento anch'io. Che cosa mi importa se un'altra è con te, un'altra la trovo anch'io. Ai, 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 canto all'amore. Se credi che soffra ti sbaglio. Robertino vi canterà Arcobaleno. Andrò a rubare tutti quei colori per la bella innamorata mia. Quando l'arcobaleno è splendor, tutto torna sereno, torna mio caro amore. Ma questo è Over the Rainbow, no? Arcobaleno. In italiano arcobaleno. Over the Rainbow, che cos'è? L'arcobaleno. Sì, sopra l'arcobaleno. Sì, sopra l'arcobaleno. Io la cantavo in italiano, però mi piaceva cantarla in americano. Com'è che fa Over the Rainbow? Ma seduto, il diaframma sta abbassato. Che splendido! Somewhere once and a little by that you will find me. E poi me la sono ascoltata. Era ovviamente il film meraviglioso di, come si chiama? Judy Garland. Nessun posto come casa. Il Mago di Oz, ecco il mio nome. Grazie Mago di Oz, del suggerimento. There's no place like home, la frase
famosa. Senti, ma De Gaulle te lo ricordi? Te l'ho raccontato pure l'altra volta. No, ma non me lo so scordare. Stava lui con un coso, era un filaccionato sempre con questo... Manca... Un che? Manco in questo meraviglioso teatro di Parigi, che non mi ricordo, ma era uno dei migliori. Cioè, sto cappello, ma mica si voleva mai. Era venuto lì proprio perché sapeva che io cantavo, avrei dovuto cantare. Alto, no? Ah, uno spilungone sarà stato almeno 2 metri. A Roma si dice. Senti, era un ammiratore, voleva sentire cantare con e tutti Sinara, i più grandi. E Sinara, lui poi diviene famosissimo in Russia. Hai suonato ovunque, l'ex Unione Sovietica. E Sinara, che quando Khrushchev venne in visita a... Khrushchev venne in visita a Roma, disse a Gronchi, quando Gronchi andò in visita ufficiale in Russia, Khrushchev gli disse: lei viene dalla patria di Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Robertino. E che è anche la patria di Robertino, gli disse. E allora, vedi, i nomi mi ricordo, io te l'ho detto l'altra volta. Ma ha detto lui ha avuto un ictus nel 2016, sì. Ma stai benissimo. Sì, però de volte voglio dirlo, ma no, non mi viene. Non ti preoccupare, come si chiama quel grande giornalista che te l'ho ricordato pure l'altra volta? Biagi, Montanelli. Enzo Biagi. Biagi. E disse, ma scusi, disse il presidente Gronchi, ma Biagi, ma lei ho sentito bene, ma chi è questo Robertino? Io ho fatto un ragazzino di Pietro al Quadraro, romano, dice, ha fatto un pazzo di mezza Russia. E peraltro, quando andò in orbita la prima cosmonauta nella storia, nel 1963, chiese di venire accompagnata dalla tua voce. Lei si chiama tuttora Valentina Tereshkova, ovviamente, e adesso noi abbiamo trovato qualche immagine, ci sei tu qui, che canti, mamma, vai. Ovviamente ho solo mio e non mamma, ce l'ha scritto sbagliato, ma non importa. Vabbè. Ma questa è quella che ha venduto 56 milioni di copie? Questa tua versione di ho solo mio, ma è una voce... Bambino. Sei giovanissimo. Avevo 12 anni. Wow. Venivo dal teatro all'opera, sono stato il primo voce solista come coro dei bambini, che eravamo 120. E hai cantato davanti a Papa Giovanni. Giovanni fece l'assassino della cattedrale, l'opera. Dice Robertina, la voce solista, st'angelo che spalanca le cose con le alette, i capelli biondi, devi fare sto pezzo assurdo. Era altissimo, i violini facevano così. E io gli dissi, maestro, lei mi sta provando, ma io la sento bassa. Dice, ma che è matto questo qua? Si tocca il mi, il fa come niente. E questo dice, mi alzi un pochettino, mi alzi almeno un tono. Alzava la tonalità. Perché io sparavo, c'era una voce che non lo so dove arrivava, non lo so. Senti, tu hai avuto 3 figli, uno purtroppo non c'è più perché è morto... Sì, non mi tocca assolutamente, se no mi dico un'altra volta, quell'altra volta. Ma io ti volevo dire che invece c'è tuo figlio Lorenzo che ti manda un video messaggio. Ah, Lorenzo è speciale. Ciao papà, allora volevo intanto ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, per aver creduto in me sempre e sono molto orgoglioso di te sia dal punto di vista della tua carriera perché comunque rimarrai nella storia, ma soprattutto per come persona, come padre, sei stato veramente un padre amorevole e dolce, hai sempre creduto in me, infatti ti devo molto e ti ringrazierò per tutta la vita. E niente, ti voglio veramente un mondo di bene e un bacio. Buon anno a tutti. Una bella sorpresa. Perché ridi? Perché certe risate mi fa la notte, certe paure mi fa venire. Lui viene tardi la sera perché lavora tardi. E io mi sento levare, spesso mi addormento con gli occhiali, mi sento levare questo e poi mi dà un bacio freddo. Ma chi? Ah, notte così.
e mi fa prendere, e delle volte invece mi viene all'improvviso e mi fa wow, mi fa insomma, mi fa zompa sempre. Io ho detto, ma tu vuoi che muoro prima del tempo? Il vizio non si voleva. Senti, un altro, una cosa al volo non ce la puoi cantare ancora, poi, poi canti Umberto mio, Bindi. Sole mio, o sole mio, dai, un giro di sole mio. Pezzettino. Sì, ma non posso mica. La tonalità, non lo so. Proviamo. Oh, sole. Allora, aspetta, ti aiuto. Vuoi fare in fa, prova in mi, che ne so, ragazzi, io. Proviamo un pezzetto, in vabbè, beh, fai. Dai, piedi, senza che ti avvicini, tanto lo sai, dai. Manna do sole, più belle che sei in fa. Oh sole mio, sai in fronte a te. Oh sole mio, sai in fronte a te. Sai in fronte a te. Sono rimasto un po' dietro ancora. Che c'è, ma che c'è, che dici? No, stavamo più giù. Ah, mia, poi ma... la sentivo basso. E lui c'ha una voce altissima. Senti, amico mio, vediamo... Ci vediamo con Claudio Villa e Mario Carotenuto e poi andiamo ad ascoltarti, che bello, sì, che ci perché ci canti Umberto Bindi. Ah sì, giusto? L'amico Umberto Bindi, per clip e poi canta di nuovo. Ma tu canti come Pitney, sì, sì, come, come lei, come Ella Fitzgerald. Sì, insomma, sì. Lei, e beh, questione di peso, sai. Senti un po', ma sì, perché allora insisti con la melodia italiana? Dico perché insisti. Ma come perché? Ma come perché a Mario piace, piace a Mario. Lo so, ma vedi, neanche i giovani, specialmente i giovani, non cantano così. Ma nessuno ne trovi che canta, neanche uno. A nessuno? Vieni qui. E la luna rossa me parla di te. Robertino, secondo te quanti anni ha? Non ho capito bene. Dovrebbe essere così gentile di ripetermi il motivo. Mm, ma perché tu identifichi l'età dalla voce? Dallo stile. Ah, dallo stile. Roberti, fagli sentire. E il barcaro lo va controcorrente. Anni? Pardon? Prego. 20. Sta mai capannelle. Io canto sti stornelli un po' di spettro. Per fa copilla un po' di discussione. So pronto a fare rime, lo sai che accetto. E ti farò venire puro il fiatone. Ladies and gentlemen, Robertino ci fa ascoltare il nostro concerto di Umberto Bindi. Ascolterai accanto a te, mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te.
Grazie very much. Allora, ci salutiamo. Come lo passi il Capodanno? Dove lo passo? Come lo passi? Lo passo in famiglia, sempre con mia moglie, mia figlia e casa. Sappi che Valeria è amico di tuo figlio, siete vicini di casa. Conosco il figlio, conosco la fidanzata, però non sapevo questo, ecco. L'ho scoperto adesso. E vado a trovare che ti dà una sistemadina. No. È bello. Pure tu però, andiamo insieme. Bella, non è che te. Vai a trovare. E vedrai. Abitiamo pure vicini. Sì, sì, scusate, sì. Io devo condurre un programma, non potrei far ridere così. Dobbiamo andare tutti alla Svega. Però io un bel trattamento. Beh, guarda, questa, che ride, salutiamo tutto il web che da domani giro pure questo. Grazie caro, dobbiamo andarci a Las Vegas, tienici a corrente, Senz'altro. E quest'estate ti accompagniamo tutti a Las Vegas. Lo farò. Grazie, buon anno e tornate a trovarci.